E siamo alla prima prova della finale maschile. Di fronte due big di questa specialità. Abbiamo l'australiano Gary Newland, che è stato campione del mondo e del Keirin, velocità e Keirin nel 94, mentre Harnett, il biondo canadese, ecco questo è l'australiano, ecco qua Harnett, ha il record mondiale sui 200 metri, 9,865. Harnett è l'eterno piazzato tra i dilettanti, tra i professionisti nelle gare open, sempre tra i migliori, ma sempre piazzato. Comunque il record del mondo sui 200 metri, 9,865, è suo. Ricordiamo che la pista misura 380 metri e pertanto in questa specialità soltanto due giri di pista. Antonio Maspes, che di queste cose se ne intende tanto. Cos'è cambiato dalla tua epoca, 7 volte campione del mondo, 30 anni fa e oggi? Tantissime cose. Prima di tutto, i mezzi meccanici sono completamente diversi da quelli che usavamo noi. Comunque ritengo che gli atleti abbiano molto più potenza di quello che una volta avevamo noi, perché oggi vanno veramente forti in molti, vanno veramente velocissimi in tanti, mentre una volta che facevano dei tempi a livello mondiale eravamo una decina. Scusa un attimo, c'è Harnett in prima posizione, il canadese dai lunghi capelli biondi in prima posizione, l'australiano Newland maglia bianca in seconda. Ecco, sembra incredibile che questo Harnett, che ha praticamente il record mondiale della velocità, non sia mai riuscito a centrare qualche titolo mondiale, nel senso che dovrebbe essere il migliore in assoluto. Probabilmente quando deve correre contro il cronometro non ha emozioni, quando invece ha un avversario con lui si emoziona. E d'altra parte correre in pista è una questione che bisogna avere i nervi a posto assolutamente, quindi bisogna essere tranquilli, psicologicamente preparati ad affrontare l'avversario. Quindi in poche parole la tua sintesi è questa: per Harnett tante gambe, poca testa. Ma vediamo questo sprint, raccontacelo. Il canadese in prima posizione, l'australiano in seconda. Sì, effettivamente vedi che sta correndo abbastanza bene, perché pur non spingendo al massimo, in questo momento è alzato dalla sella in modo da far credere all'avversario di essere al massimo, invece non lo è, perché lo sta aspettando, adesso apre l'acceleratore, lo apre troppo tardi però, perché si è fatto passare, forse stavo parlando al microfono e non si è fatto passare, allora vuol dire che automaticamente lo ha aspettato ed è riuscito a lanciare il massimo della propria velocità negli ultimi 50 metri, quindi sul traguardo. Allora, Hill. Ed eccoci alla seconda prova della finalissima fra il canadese Curtis Melvin Harnett sulla sinistra con il numero di gara 36, sulla destra l'australiano Gary Newland, il numero 17. Australia e Canada, due scuole classiche in questa specialità. Sì, ma molto diverse. I canadesi sono corridori praticamente molto lineari, molto corretti. Altrettanto non posso dire degli australiani, i quali hanno una scuola propria di essere praticamente scorretti. Fino a pochi anni fa in Australia si scommetteva sulle corse ciclistiche in pista, per cui le scommesse portavano praticamente anche a delle cose poco pulite, e questi corridori si sono abituati a correre anche in modo piuttosto scorretto, quindi oggi naturalmente le cose sono diverse. Il 17 è Newland, campione del mondo 2 anni fa. Newland il 17, il canadese che ha vinto la prima prova, conduce Harnett con il numero 36 in seconda posizione. Ecco, c'è un vecchio adagio nel mondo del ciclismo, soprattutto su pista. E il vecchio adagio dice: puoi metterti d'accordo con chiunque, tranne che con un corridore australiano. Ma io sinceramente questo adagio è la prima volta che lo sento, scusa Adriano, e penso che praticamente un corridore abbia la testa come un cittadino qualsiasi. È vero che uno può stringere anche un accordo, ma se uno è un campione
vuole difendere praticamente il suo prestigio. No, no, ti stavo dicendo che con gli australiani non si fanno accordi, non rispettano mai gli accordi. Ah, nel senso che tu dici, se fai un accordo con un australiano, poi dopo... Ti può bidonare sempre. Ti bruciano il paglione, come si dice. Ecco, sei d'accordo su questo? Beh, forse io non l'ho provato, quindi non te lo posso dire, però sinceramente degli australiani ci si deve fidare poco. Ok, hai dato ragione al vecchio adagio, vediamo come finisce questo sprint, ed è Arnett il canadese che vince, quindi Arnett si aggiudica questa finale 2-0 per Curtis Melvin Harden, canadese, nei confronti dell'ex campione del mondo australiano Gary Neuwirth nella finalissima della velocità.